sai, messo nel caffè che ho bevuto su da te. C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Il meteo del caffè di martedì che insomma ci racconterà che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore. Buongiorno a Fabio Pauselli di Umbria Meteo, nuovamente con noi. Buongiorno, buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tu stai a Città di Castello, che aria tira intanto, dici, in questo momento? Diciamo che è appena passata una linea temporalesca che pian piano interesserà tutta l'Umbria, quindi penso che se non a secondi, ma sarà a minuti, interesserà anche la zona delle Vubines. Bene, considerando che questa notte è stata comunque una notte di pioggia, io vi faccio vedere in questo momento come sta invece l'area della Valnerina. In rassegna stampa abbiamo tanto parlato di Norcia, che ieri ha riaperto momentaneamente la Basilica. Ecco Castelluccio di Norcia in questo momento, 31 ottobre, come vedete insomma un po' di nubi che passano, nebbia bassa, come le vogliamo chiamare, insomma sulla cima sulle cime della Valnerina. Allora Fabio, non indugiamo, perché davvero vorremmo sapere come sarà questa giornata. Immaginiamo che l'ombrello sia d'obbligo. Vai, a te le previsioni. Sì, diciamo che soprattutto in mattinata l'ombrello sarà d'obbligo, da nord soprattutto, ma soprattutto verso sud dell'Umbria. Comunque ecco, vi faccio vedere la situazione attuale, che già rende chiaramente l'idea di quello che sta succedendo. Vedete che sull'Italia ci sono molte nubi. Questa qui è un'immagine che fa vedere sia le nubi che le precipitazioni in atto. Le precipitazioni sono quelle chiazze che vanno dal celeste al giallo fino al rosso. E vedete, dove è giallo le precipitazioni sono più intense, dove è rosso sono molto intense, per esempio anche quassù sulle Alpi, e dove sono celesti sono più deboli fondamentalmente. Vedete che sull'Umbria c'è questa linea temporalesca che pian piano sta avanzando verso sud, con delle precipitazioni anche gialle e localmente proprio rossicce, quindi molto forti, e sta pian piano avanzando verso sud. Però vedete che dietro è sereno, quindi dopo questa linea temporalesca arriverà il cielo sereno e un miglioramento. Questo in termini tecnici, allora questa ve la faccio vedere anche in versione radar proprio specifica. Vedete questa linea temporalesca che dicevamo prima ingrandita? Questa sta procedendo verso sud-est, quindi pian piano interesserà anche il resto di Umbria. Adesso è interessato l'Alto Tevere, è arrivata praticamente alle porte di Gubbio, e quindi diciamo più o meno adesso è sulla zona tra Pietralungo e Umbertide, e poi pian piano avanzerà verso sud-est e quindi interesserà pian piano tutta l'Umbria, con forti rovesci, qualche fulmine e anche raffiche di vento forte, come ci sono stati nei giorni scorsi e anche nella scorsa notte. Questa del vento è una caratteristica che porteremo avanti anche nei prossimi giorni, poi vedremo come. Questa linea temporalesca, come dicevamo, preannuncia un miglioramento, meglio, passa la fase contemporali. Poi vedete questa fascia rossa. Questa fascia rossa è aria secca che è praticamente incalza quella linea temporalesca che adesso sta attraversando l'Umbria, che sarebbe questa qua, alimentata da questa umidità qua. Questa rossa invece è l'aria secca. Quindi naturalmente quando passerà questa linea temporalesca arriverà aria secca e quindi stabilizzerà il tempo e tornerà il sole. E più o meno questa è l'indicazione per la giornata odierna, perché la giornata odierna, un attimo che cerco l'altra immagine che volevo farvi vedere, la giornata odierna sarà caratterizzata da questo miglioramento, diciamo nel corso della mattinata e soprattutto nel pomeriggio. Questa è la perturbazione che stanotte è entrata sull'Italia. E poi vedete che già all'ora di pranzo oggi sarà più sul sud Italia, quindi da ovest avanzerà un pochino l'alta pressione, e vedete che questa sera avremo proprio l'alta pressione sopra l'Italia, quindi sopra il centro nord Italia. Quindi per le feste, per diciamo le manifestazioni legate a Halloween stasera eccetera,
andrà tutto sommato bene, perché ecco, tranne se si esclude, diciamo, le piogge di questa mattina, poi da oggi pomeriggio fino a domani mattina molto probabilmente avremo condizioni atmosferiche stabili, quindi si può stare aperto, perché nonostante il calo termico, perché naturalmente diciamo, è normale in queste situazioni quando passano perturbazioni un fronte freddo, però le temperature non è che non caleranno più di tanto. E vi faccio vedere infatti le temperature di stamattina. Vedete che le minime, nonostante i temporali di questa notte, sono ancora rimaste abbastanza alte. Vedete temperature tra i 13, 15, addirittura intorno a Perugia siamo sopra i 17 gradi, con qualche punta sul Trasimeno 18-19 gradi. Stessa cosa sul Ternano 17-18 gradi. Quindi temperature minime piuttosto alte. Caleranno dei 4-5 gradi, però ecco, magari con il ritorno anche del sole di oggi pomeriggio. Probabilmente stasera, soprattutto la prima parte della serata, le temperature non saranno molto basse. Poi, proseguendo la previsione per i prossimi giorni, vedete che, ritornando, diciamo, alla mappa sinottica, vedete che dopo l'alta pressione, nella giornata di domani, pian piano da ovest si affaccia un altro fronte atlantico. Questa sarà la caratteristica dei prossimi giorni, o meglio, diciamo, questa area, vastissima area depressionale nord-atlantica che a distanza di 24-36 ore invierà verso l'Italia una serie di perturbazioni. La prima è passata tra stanotte e questa mattina, la seconda passerà tra domani pomeriggio e domani sera, poi ne arriverà un'altra ancora, e queste perturbazioni saranno più o meno intense, però ecco, porteranno buonissimi quantitativi di pioggia. Quindi insomma ci Andiamo. aspettiamo, come dire, un ponte lungo dei Santi che comunque sia sarà un po' intermittente da quello che capiamo, giusto? Sì, diciamo che ecco, la fortuna, tra virgolette, è che ci siamo salvati dalle ore, diciamo, del sole, fondamentalmente, perché le perturbazioni in linea di massima passeranno, ecco, stanotte sono passate durante le ore notturne, stamattina, prima mattinata. La perturbazione che passerà domani sera, probabilmente pomeriggio sera, e poi ecco, nei giorni successivi, poi la situazione andrà, diciamo, peggiorando, perché inizierà a piovere anche di giorno, però naturalmente il ponte sarà ormai passato. Perché se vedete, come mostra la carta anche questa qua, come dicevo prima, l'area depressionale nord-atlantica insisterà per molti giorni ancora. Perché se vedete, addirittura qui è previsto, soprattutto da giovedì ma venerdì in poi, un approfondimento di un centro depressionale sopra l'Inghilterra molto profondo, che si avvicinerà quindi all'Italia e porterà ancora più perturbazioni più intense verso l'Italia e un ulteriore calo termico. Quindi molto probabilmente, come possiamo vedere sulla mappa delle precipitazioni e temperature, vedete, la linea rossa, come abbiamo detto più volte, è la temperatura media del periodo. Vedete che le proiezioni più o meno tendono ad andare spesso sotto media. Quindi non in maniera eccessiva, parliamo di 2-3 gradi sotto media, però avremo temperature più fresche, diciamo più stile autunnale. E il rischio di precipitazioni con questo grafico in basso, vedete che è continuo, piccoli o elevati picchi di precipitazioni, però queste sono tutte perturbazioni che passeranno nei prossimi 15 giorni, tra il 31 ottobre che è oggi fino al 16 novembre. Questa è la Sembra una sorta proiezione. di montagna Eh russa, Fabio, sì, insomma, che montagna russa. praticamente Si va su e si torna giù. sono picchi precipitativi, poi miglioramenti brevi, altro picco precipitazione perché passa un'altra perturbazione, poi nuovo miglioramento breve, poi fine settimana, diciamo tra il 3 e il 4, altra perturbazione più intensa, poi miglioramento, diciamo forse nella giornata di sabato, forse nelle ore centrali o forse mattinata nella giornata di sabato. Poi nuova perturbazione tra sabato pomeriggio e domenica che porterà nuovamente piogge, e così si andrà avanti probabilmente per molti giorni ancora. E questa è l'indicazione che ci danno i modelli per i prossimi giorni. Si potrebbe dire che è un po' tipicamente autunnale questo comunque, sì. Sì, diciamo che è una classica situazione autunnale, e prima o poi doveva arrivarsi, sperava che arrivasse, perché dopo un settembre-ottobre piuttosto secco e caldo, quindi torniamo un pochino sulla norma, e quindi è tutta pioggia che fa bene i terreni. Per esempio, sulle Alpi tornerà la neve anche abbondante a quote medio-alte, quindi anche quello è molto importante sia, ecco, per le falde acquifere, per i ghiacciai e tutto quanto. Quindi è una situazione che è positiva. Purtroppo, ecco,
rovinerà qualche uscita, ma ecco, abbiamo avuto diverso tempo per l'uscita in settembre-ottobre. Poi, naturalmente, anche questo periodo piovoso passerà molto probabilmente, ecco, verso metà novembre. Pensiamo che in una fase più stabile l'avremo. Forse avevi un'altra carta, io ti ho interrotto, non lo so, insomma, stavi... No. No, più o meno le carte sono queste, non è che dobbiamo approfondire di più, No, nel no. senso So, ho che la visto che però situazione è le questa. temperature, ci avevi fatto vedere la linea delle Sì. temperature, insomma, è ora di iniziare ad accendere a questo punto anche caminetti e stufe, da quello che ho capito, nei prossimi giorni? Sì, se torniamo un attimo alla mappa delle temperature, vedete come dicevo prima, le temperature oggi scenderanno un po'. Poi, prima dell'arrivo dell'intensa perturbazione, diciamo tra il 3 e il 4, saliranno un pochino e torneranno leggermente, parliamo di 1 grado, 2 sopra media, ma lo sentiremo quasi niente perché è talmente veloce questo rialzo termico che le temperature, la differenza tra 10 ore, 12 ore prima e dopo sarà minima. Poi calerà nuovamente la temperatura dopo il passaggio della perturbazione, quindi il fine settimana sarà fresco con 2 o 3 gradi sotto media. Poi all'arrivo della perturbazione successiva tra il 5 e il 6 aumenterà un pochino, si porterà in media, poi riscenderanno le temperature e torneranno probabilmente anche la prossima settimana o in media o 1 o 2 gradi, forse 3 al massimo sotto media, quindi farà fresco, non eccessivamente perché naturalmente ancora siamo a inizio novembre, però ecco. Rispetto ai giorni scorsi sarà ben più fresco, quindi serverà il giacchetto, semplicemente. Assolutamente sì. Allora Fabio, proviamo a riassumere perché capiamo che questi sono giorni importanti, no? Sì. Primo, 2 novembre, ci sono tante manifestazioni in giro per l'Umbria, soprattutto di carattere enogastronomico, no? Il tartufo è protagonista in molte realtà. Allora, domani, tutto sommato, durante la giornata potremmo farcela senza ombrello, Sì. corretto? Allora, Dalla sera. vi faccio vedere l'animazione partendo, diciamo, da Facciamo oggi, proprio un riassunto dei sì. prossimi 3 giorni. Allora, diciamo che la situazione stamattina è quel passaggio di temporalesco che abbiamo visto e che sta attraversando l'Umbria. Dopo il passaggio temporalesco arriverà aria più secca che stabilizzerà la situazione, quindi vedete che il pomeriggio odierno e la serata sarà senza precipitazione. Vedete che le uniche precipitazioni sono tra la Liguria e l'Alta Toscana, quindi andremo tranquillamente fino a domattina. Vedete, domattina sono le 7 di mercoledì mattina senza precipitazioni. Ancora domattina, gran parte della mattinata sarà senza precipitazioni, però cominceranno a aumentare i nubi perché vedete da ovest arrivano le precipitazioni e quindi naturalmente inizierà a peggiorare. Domani pomeriggio arriveranno le piogge nuovamente. E domani pomeriggio vedete che la pioggia sarà possibile più o meno in tutta l'Umbria. Poi in serata, scusate, in serata ancora piogge, poi migliorerà nella nottata tra mercoledì e giovedì, quindi il 2 novembre sarà ancora, diciamo, un pochino meglio rispetto al pomeriggio e sera del 1 novembre. Però un pochino di stabilità, soprattutto dalla tarda mattinata, il pomeriggio del 2 novembre l'avremo. Poi una nuova perturbazione tra il pomeriggio e la sera del 2 novembre arriverà sull'Italia, vedete sul nord Italia quanta pioggia sta arrivando e pian piano avanzerà verso l'Umbria e soprattutto nella giornata di venerdì avremo molte piogge, soprattutto al mattino, durante la notte e al mattino. Insomma, Poi venerdì vediamo che sarà una giornata un po' sì, complicatina. molto, molto piovosa, soprattutto la mattinata. Poi nel pomeriggio di venerdì nuovo miglioramento, perché come dicevo prima i passaggi saranno abbastanza veloci. Poi naturalmente, ecco, da venerdì a domenica avremo, come vedete, ancora altri passaggi e i periodi di miglioramento saranno più ristretti rispetto a quello che avremo, per esempio, per tra oggi pomeriggio e domani. Quindi un pochino di stabilità resterà sempre. E questa è la situazione che avremo i prossimi giorni. Quindi ecco, ci siamo salvati un po' il ponte dei santi e dei morti, però il fine settimana successivo sarà Ombrello, molto ombrello. più a rischio pioggia, Detto sì, che e si con va in temperature giro, un po' più basse. detto che si va in giro anche con l'ombrello, bisogna entrare in questa filosofia. Allora, Sì. se voi avevate un dubbio, io nessuno, che Fabio Pauselli è puntualissimo nelle sue previsioni, vi diciamo che la nostra sede della TV è a Gubbio, in questo momento è arrivata la pioggia, e quindi sta piovendo qui fuori.
abbondantemente. Quindi Fabio, come dire, il tuo annuncio che a breve arrivava si è concretizzato in questo momento. Ok, Sei una perfetto. certezza in tante incertezze, Un mettiamola così. fact checking real time. Vero e proprio. Allora, grazie a Fabio, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Umbria Meteo è sabato con Pierluigi Gioia. Grazie e buon lavoro Fabio, sempre Grazie a voi e grazie. buona giornata. Sempre grazie alla Protezione Civile di Città di Castello che ci ospita. Allora, chiudiamo qui il TG Mattino ricordandovi però una cosa importante nella programmazione di TRG, perché Fuori Gioco, eccezionalmente anche questa settimana, piuttosto che i lunedì, va in onda questa sera alle 21:15, perché ovviamente il Gubbio e il Perugia hanno giocato in posticipo lunedì sera e quindi il commento ieri sera era difficile, questa sera assolutamente possibile. Dunque, questa sera 21:20 per l'esattezza, l'appuntamento è con Giacomo Branco e la diretta di Fuorigioco. Grazie per averci seguito. Per le informazioni, ci vediamo alle 19:30 con la striscia dei TG serali. A voi, malgrado la pioggia, buona giornata.